Ecco il momento in cui il crollo della diga di Brumadinho in Brasile provoca le prime vittime. È venerdì 25 gennaio, la telecamera fissa puntata sul piazzale dove si trova la mensa per i dipendenti di Vale, l'azienda di estrazione mineraria della diga che si trova nello stato meridionale di Minas Gerais, segna le 12:28 e riprende le immagini dell'arrivo di un'enorme colata di fango e detriti che in pochi secondi sommerge tutto. Nell'inquadratura si scorgono anche i tentativi disperati di chi si è accorto di quel che sta accadendo e vorrebbe in qualche modo mettersi in salvo. Un uomo sale in macchina e tenta di fuggire, prima da una parte, poi dall'altra, poi torna indietro senza trovare una via di scampo. Contemporaneamente sulla scena compare anche una ruspa che tenta di allontanarsi dall'area ma finisce inevitabilmente per essere travolta dal fango. 8 giorni sono passati da quella terribile tragedia, ma ancora il bilancio delle vittime resta provvisorio. Al momento i morti accertati sono 110 e solo 71 sono stati identificati. Altre 238 persone sono considerate disperse. Difficilmente verranno ritrovate in quella palude rossastra di fango in cui è stata trasformata l'area intorno al bacino, ampia decine di chilometri quadrati. L'inchiesta, che dovrà accertare le cause e le responsabilità di quel crollo, ha portato già all'arresto di 5 persone. 3 sono dipendenti di Vale, la potentissima compagnia, prima produttrice di minerali di ferro e nichel al mondo. Si occupavano delle licenze in materia di impatto ambientale delle miniere. Gli altri 2 sono ingegneri che avevano certificato l'idoneità delle misure di sicurezza e la stabilità della diga di rifiuti minerali di Brumadinho.